Raggiungibile. Beh, però con papà. Il cliente da lei chiamato non è al momento. Ma come? Neanche lui è raggiungibile. Ma dove sono andati questi? E poi in piena notte. Io ho troppa sete. Caro Pippo, tu mi vuoi bene? Il tuo sacrificio non sarà inutile. Ti ricorderò per sempre. Mamma! Mamma, che scemo! Chi parla? Vergognati! Che stavi facendo? Ma qui non c'è nessuno! Ho paura! Ehi, sono Pippo! Sono il tuo pesciolino! Sono proprio io a parlare! Ma non può essere! I pesci non parlano! Avrei sprecato l'acqua. Proprio non ricordi di quando... Ehi ragazzi, che ne dite di dare una lavatina ad Argo? Sì, è un'ottima idea. Mamma mia, è un odorino. Eh sì, è da un po' che non lo lavo. Io lo insapono. Io lo asciugo. Io lo spazzolo. Allora io uso la pompa per sciacquarlo. Ragazzi, ecco l'occorrente. Luca, senti dove stai schizzando? Ehi ragazzi, questo è un pallone, mi va di fare due passaggi a pallavolo. Ottima idea! Se te si schiaccia, Davide, mi raccomando, eliminiamoli.
Ragazzi, questo prosciutto è veramente salato. Professoressa, posso avere un'altra bottiglia d'acqua per piacere? Eccoci, grazie. Sì, anche io per favore. Prendi. Però fa anche a me per favore. Sì, vieni, prendi. Vabbè, se la prendete voi la prendo anch'io. E i prof uno anche a me, grazie. Prego. Mamma mia, la pancia piena d'acqua. Dai, basta bere, sparecchiamo e andiamo a giocare. Sì, dai, facciamo presto. Ragazzi, avete voluto altre 4 bottiglie d'acqua. E noto che sono ancora piene. Adesso le bevete però, eh? Sì, prof! Brighiamoci, la festa sta per iniziare. Come sto? Non mi piace il tuo tuffo. Stai meglio con la cresta. Adesso possiamo andare. Su, sbrighiamoci. E ora, adesso andiamo a divertirci. Piacere, potresti andare in segreteria a ritirare le fotocopie che ho lasciato? Sì, prof. Grazie. Prof, posso andare al bagno? Sì, ma vieni presto. Luca, Luca, aspetta con te! Che noi oggi la prof, eh? Sì, hai proprio ragione, io stavo dormendo ad occhi aperti. Però adesso andiamo. Devo andare a ritirare le fotocopie. Mi devo liberare, Rask, guarda qua. Già, andiamo in bagno. Così perdiamo un altro po' di tempo, no? Andiamo, dai. Che cos'è questo rumore? Sarà lo scarico. E se sarà del bagno? Meglio, no? Forse domani non entriamo a scuola. È vero, allora lasciamo aperti pure i rubinetti. Dai, andiamo, prima che qualcuno ci veda. Ciao Alessandro, hai già finito i compiti? No, invece a me manca matematica. Ah no, niente, sto cambiando l'acqua a Pippo. Sì, non ti preoccupare. Sì, fra un paio d'ore, ci vediamo lì. L'acqua che gocciola mi distrae. Luca, fai qualcosa. Sì, è davvero insopportabile.
insopportabile. Adesso mi scoccio. Pensiamo a giocare. Alziamo il volume. Sì, è un'ottima idea. Oh, è bello. Ah, bello. È fredda. Ah, come se sta buona la Trieste. Ho sprecato tutta questa acqua. Mi dispiace molto. Non ci avevo mai pensato. Non l'ho fatto apposta, scusami. Sarei dovuto stare più attento. E sicuramente non avrei sofferto la sete. Però, se ciò non fosse accaduto, io non avrei mai capito quanto è importante l'acqua. Ah, bene! Sono salvo! Yuhu! Bravo il mio ragazzo! Finalmente hai capito! Adesso comunica la tua esperienza ai tuoi amici. Andare, andare, arriva, arriva! Vai ragazzo, vai! Oddio! Sto delirando! Ho le allucinazioni! Sto parlando con Pippo. Aiuto. È meglio che mi rimetto a letto. La sede fa brutti scherzi. Sai, perché sei così nervoso? Lasciami stare, stanotte non ho proprio dormito. Ehi, Sabri, hai studiato storia? Ovvio, oggi devo essere interrogata. Anzi, fammi andare a ripetere, così sono così stanca. Mamma mia, sarà pure molto stanca, ma è sempre molto carina. Io sono stanchissimo, stanotte ho fatto un sogno strano e non sono riuscita a chiudere occhio. Non credo che riuscirò a reggere la giornata scolastica. E che cosa hai sognato? In questo momento ricordo solo un animale parlante. Questo sonno non mi è nuovo. Oggi è veramente una giornata molto strana. Vale, com'è andata la partita ieri? Bene, abbiamo vinto alla grande. Ho sprecato tante energie e forse per questo che stamattina sono ancora stanca. Sono felice per te, anche se guardandoti mi trasmetti la tua stanchezza e non posso proprio permettermelo perché oggi ho 3 ore di danza consecutive. Ehi, guarda, sta arrivando Luca. Ha un aspetto terribile. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi non ho neanche la forza di parlare. Beh, si vede, ma che hai combinato? Se vi racconto tutto ciò che mi è successo, voi non ci crederete mai. È qualcosa di inspiegabile. Ragazzi, io siete! Ditemi che qualcuno una bottiglia d'acqua, vi prego! Ragazzi, la campanella, è ora di andare in classe. Riparliamo dopo durante l'intervallo. Stamattina? Prof, che nottata terribile, da dimenticare. Posso dormire un po'? Assolutamente no. Piuttosto, trova le forze per raccontarmi la tua nottata. Avevo sete, ho provato a cercare un po' d'acqua per tutta la casa, ma niente. I miei genitori non c'erano e così, preso dalla disperazione, ho deciso di bere l'acqua del mio pisciolino russo, Pippo. E mentre stavo per bere, lui ha iniziato a parlarmi. A parlarti?
Sì, prof, so che vi può sembrare una cosa assurda, ma è vero, non vi sto dicendo bugie. Anche io all'inizio non ci credevo, ma poi ho iniziato a rimproverarmi e a ricordarmi tutte le volte che ho sprecato l'acqua. Ma anche a me è successa la stessa cosa, com'è possibile? L'unico particolare diverso è che a parlarmi è stato il mio cane Billy. Anche a me è successa la stessa cosa, a parlarmi è stata la mia tartaruga Scarolina. Idem, a me è stato il mio coniglio Carotino. Che devo sete? Devo bere! Sto per morire! Sì, addio! Ragazzi, silenzio! Vedo che siete tutti un po' scossi, Mi fa piacere. Cosa? Beh, credo che tutti quanti avevate bisogno di una bella lezione, Professoressa, non riesco a seguirla. L'acqua è un bene prezioso, è un diritto alla vita ed è un bene comune. E per questo non va sprecata. Sono rimasta veramente inorridita dai vostri comportamenti sbagliati, dalla vostra mancanza di attenzione e dal vostro menefreghismo. Ed è per questo che io e i collaboratori della scuola, insieme ai vostri genitori, abbiamo deciso che era giusto farvi soffrire la sete per una notte, per farvi capire il valore e l'importanza dell'acqua. Ricordatevi che senza di essa non potremmo vivere. Prof, ha ragione, io ho capito la lezione. Anche io! Mi fa piacere. Prof, però siete stati proprio cattivi. Mamma mia, io tengo sete! Fatemi bere! Prof, ma come ha fatto a far parlare i nostri animaletti? Non è stato difficile. Nemmeno loro ce la facevano più di vedervi sprecare l'acqua e quindi hanno deciso di collaborare. L'importante è che abbiate imparato la lezione e che da oggi in poi non sprecherete più nemmeno una goccia d'acqua. Sì, prof, sono sicura che hanno capito.